La costa abruzzese è in ginocchio. Dopo la calamità naturale di ieri, questa mattina si contano i danni. Tantissime le auto e le case danneggiate. Le abitazioni e le attività commerciali sono state invase dall'acqua. I parcheggi sotterranei, le cantine, i seminterrati sono stati sommersi, mentre il sistema fognario non era in grado di smaltire la pioggia. Al sorgere del sole, Pescara sembra il set di un film catastrofista. I mezzi di soccorso corrono a sirene spiegate, gli operatori dei vigili del fuoco e della protezione civile continuano a lavorare ininterrottamente, i cittadini non sanno a chi rivolgersi, mentre i centralini di emergenza risultano intasati. Abbiamo avuto 1,5 metri d'acqua, con cortocircuito, una tragedia davvero. Inquietanti le immagini che arrivano dall'ospedale civile, dove il parcheggio sotterraneo è diventato un lago e le sale operatorie hanno dovuto interrompere le loro attività. Al momento però la situazione parrebbe sistemata e l'ospedale è tornato a svolgere totalmente le sue attività. Impiegati anche i sommozzatori alla ricerca di eventuali vittime, ma a quanto risulta non ci sono dispersi. Considerata la portata dell'evento meteorologico, la tragedia è stata evitata per pura fatalità. Speriamo che pagherà qualcuno, ma non ci credo. Non ci credo proprio.